svantaggio. Fatto questo, insomma, abbiamo cercato di capire lì dove soffriamo maggiormente, quali sono le situazioni che ci portano a soffrire. Abbiamo provato, insomma, a cercare qualche altra soluzione, ne abbiamo parlato, le abbiamo riviste, e come comunque facciamo anche le altre settimane per correggere quelli che sono gli errori e quelle che sono le situazioni da evitare, e abbiamo lavorato per la partita di domenica. E abbiamo lavorato anche in questo senso, inutile nascondere, insomma, abbiamo provato, abbiamo valutato alcune situazioni, ora insomma, mancano ancora due allenamenti e vediamo come arrivare al meglio domenica. Hanno avuto alcuni problemini fisici, degli acciacchi, insomma, dovuti alla partita di domenica scorsa, chi per una botta vede in grosso, chi per un leggero fastidio all'adduttore come Carillo. Petkovic comincia a stare meglio. Petkovic aveva un fastidio al ginocchio sul collaterale, insomma non era nulla di grave, però sono quei problemi che ti portano via del tempo, perché per la stabilizzazione, insomma, del ginocchio fai fatica se non riesci a metterci forza. Anche per questi ora quelli che riusciamo a recuperare al 100%. Vi ripeto, delle valutazioni le ho fatte insieme ai ragazzi per vedere di modificare un qualcosa che ci possa permettere di soffrire meno. Mancano ancora due allenamenti, vediamo quanti giocatori riesco a recuperare e poi deciderò. Entrambi, insomma, stanno recuperando, diciamo, hanno quasi recuperato. Bisogna vedere ora, dopo il lavoro di ieri, come reagiscono. E quali sensazioni hanno. Senti, mister, dico che semmai si dovesse parlare di un'occasione mancata, non è solo da parte dei ragazzi o da parte ma io e i ragazzi siamo una cosa sola, quindi non è un rimprovero, ma è una precisazione che ci tengo a fare. Quando si parla della squadra e io faccio parte della squadra, quindi Se abbiamo perso l'occasione, l'ho persa anch'io, è stata anche colpa mia, ma non mi piace parlare di un'occasione persa. Ho rivisto la partita e i ragazzi sono stati molto bravi, e ve l'ho detto già a caldo dopo la partita, perché recuperare andare due volte in svantaggio e recuperarla, rimetterla in piedi così come è avvenuto domenica, non è stato semplice. Non tanti riescono a fare a ribaltare queste situazioni. E quando domenica, dopo la partita, ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, e i complimenti erano sinceri, perché ripeto, non era una situazione semplice. Vi chiedo di entrare nei dettagli e vi comincio a dire: allora, dopo il pareggio abbiamo avuto due o tre occasioni, una con Ferrante, anzi due con Ferrante, perché una non è riuscita a calciare, una è arrivata al tiro e ha parato il portiere. È chiaro, di cosa parliamo. Nel momento in cui mi dice questa squadra gli manca la capacità di aggredire nel momento, la squadra l'ha avuto in quel momento, ha reagito, ha rimesso subito la partita nella direzione giusta, ha pareggiato, ha creato ancora due occasioni nell'immediato. Io, ragazzi, sinceramente non mi sento di rimproverare nulla, se non di continuare a lavorare così come stanno facendo e di mantenere quello che è lo spirito e l'entusiasmo che stanno avendo anche in questi giorni nell'allenarsi, nel preparare le partite. Mister Pinata, che difende molto bene, tutti sotto la linea della palla, ha dei giocatori molto bravi sulle ripartenze, si mettono bene tra le linee con il trequartista Burce, insomma, una squadra che gioca anche un buon calcio. Ci aspettiamo una squadra, insomma, messa bene in campo, e ancora mancano due giorni per prepararla al meglio. Dove e? Dovremo cercare di chiudere bene gli spazi tra le linee, perché ripeto, è un loro punto di forza. Poi dobbiamo essere bravi a sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche, ed
a concentrarci e a far bene quello che è il nostro tipo di gioco, e mantenere alta l'intensità, cosa che abbiamo fatto bene a tratti anche a Prato, insomma. E, ripeto, ora l'obiettivo è recuperare al meglio tutti i giocatori e poi vediamo, insomma, domenica di schierare la miglior formazione possibile.